Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con il Let's Replay di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Attenzione, incontriamo subito Demanone, ma io devo andare a Roccafaccione. Devo andare sulla collina? Credo sia Roccafaccione, sì. Sì, Monte Mediano, vabbè, poi c'è Roccafaccione, certo. Però coso, dove mi stai portando? Aiuto! Qui, bene. Che troverò? Fa che non sia uno yokai, ti prego. Oh, dai. Questa è già la seconda volta che trovo uno yokai nei forzieri. Ma mi odi? Dirigiamoci quindi a Monte Mediano. Roccafacciona. Ah. Ok, posso salvare, perfetto. Ragazzi, qui la cosa è un po' lunghetta, a dire il vero, Qua ci sono molti yokai. Bisogna stare attenti a dove si casca e a dove non si casca. Aiuto! Ah, ti frego. Devo inseguire la voce fino a qui. Aspetta, però. Prima voglio prendere questo scrigno che contiene sciroppo nero. Beh, se voglio catturare gli insetti mi sarà utile. Solo se voglio, se non voglio no. E signori, attenzione perché c'è Traspec. Finalmente si sblocca Traspec, il fast travel. E non vedevo l'ora. Pensavo che nessuno mi avrebbe trovato. Io sono Traspec. Traspec. Ah, ho trovato. Racchiude gli spiriti degli specchi delle casate nobili antiche. Bla bla bla, connette gli specchi tra loro. Ti porto dappertutto. Wow, Whisper non fa più neanche finta di conoscere questi yokai. Tutto bene, Traspec? Sembravi avere qualche problema. Beh, ho scalato questa collina, ma ho un pessimo senso di orientamento e mi sono perso. Ho girato a vuoto così tanto che non riesco più a camminare. Oh, ma è terribile. Se è tutto lì, problema ti posso portare giù io. Oh, mi spiace disturbare, ma mi basta arrivare ai piedi della collina, davvero. È un po' pesante, mi sa. Oh, però. Attenzione, ce la fa Gibanyan anche. Sì, ma la collina è di là, in piedi, non a monte. Allora, Traspec, va bene qui? Dici? Oh, grazie mille, sei stato di grande aiuto. Come me ci so risalire in cima alla collina? Per ammirare il bellissimo paesaggio, cos'altro se no? È la destinazione più consigliata in assoluto dal settimanale Viaggi Yokai. Ho un altro favore da chiederti, mi mostri la tua mano, Link? Si toccano come l'uomo che toccò Dio e venne lo yokai. Vuoi rinominare Traspec? Sì. Transport, Mario, riflesso, ovviamente, via spec, ma Mario mi ispira particolarmente, gli manca solo il baffo ed è proprio italiano Traspec alla fine. Ho un altro sigillo, questi bloccano Shogunian, no, non sono loro, non mi ricordo chi sblocca Shogunian sinceramente. Tanto basta andare sulla wiki. Puoi chiedere a me per viaggiare dove vuoi. Posso portarti ovunque vorrai. Beh, ovunque ci sia uno specchio. Che bello. Ora però sì, devo andare a sbloccare gli altri trust. Perché effettivamente in giro per la mappa. Per attivarli. È stato un piacere conoscerti, Traspec. Saliamo in cima, Link. Vediamo questa vista mozzafiato. No, perdetevela. Qui ragazzi si trova anche lo yokai lo stadio base di Leoforte. Com'è che si chiamava? Che poi tra l'altro quello yokai se non sbaglio ci viene squadra automaticamente. Ha una missione per noi se non sbaglio. O meglio, su Spiritossi ha una missione per noi. Qua non mi ricordo neanche più se ce l'ha. È diversa la faccenda comunque. Infatti nella prima run su Spiritossi l'ho tenuto fino alla fine. Povero eroe. Cioè non è povero eroe, è stadio base, ok. Sei sempre la solita solfa. Andre Link, bravissimo. Che non ti ricordi i nomi degli yokai. Ok, sì, va bene. Allora io voglio un attimino esplorare in santa pace, posso? Grazie, Oh, allora, qui. Qui c'è questo ovviamente, non potevo perderlo. Collabora edizione speciale, vabbè. Stessa cosa che ho detto per l'altro episodio. Io non li uso, se voi li usate va benissimo. Si possono usare, servono. Però cambiano poco, secondo me. Io per quello che li ho usati non mi hanno cambiato nulla. Quindi ho lasciato perdere, ho detto vabbè il diavolo. Se funziona ok, se no no.
senza che li uso. Allora, qui c'è una cosa molto particolare. Ci servirà più avanti, quindi per il momento lascio perdere. Però voglio lo stesso venire qui prima. Ok. Sì, c'era, ecco qui. Infatti non trovavo lo scrigno. Bambola d'argento. Anche questa è fatta, quindi arriviamo in cima senza perdere tempo. Volevo dire problemi e perdere tempo nello stesso momento, ma mi sono inciampato. Ok, qui dovrebbe esserci qualche yokai, sì. Qui c'è anche un rango S che è Farfavigo. Tra l'altro qui si prende Farfavigo, che è uno yokai piuttosto interessante da avere, è raro un rango S. Oh, guarda che bella vista. Una giornata così limpida. Le ultime parole famose, eh? Oh, immagino che il tempo cambi in fretta sulle montagne. Sì, è vero. Sembra che smetterà presto. Non c'è un posto per ripararsi? Potremmo tornarcene a valle, eh? Mi sa che qui in montagna, in plein air, non sia proprio facile trovare un posto sotto cui ripararsi. Adoro correre sotto la pioggia! Mi piace stare dentro casa sotto la quando piove. Però mi piace la pioggia di per sé. Ma come fate a giocare con questo tempo? Mi sto bagnando tutto! Plic plic, se prendono un raffreddore non resteranno così vivaci a lungo. Ma ha smesso di piovere? No, soltanto qui, che succede? Mi domando se ci sono yokai nei paraggi. Controlla col tuo orologio. Va bene. È praticamente qui. Mi sta coprendo. Pling. Wow. Rallentatissimo. Troppa roba a schermo, eh. Ciao, mi scusi? Plic plic, sei il primo bambino che ho visto giocare nella pioggia. Fantastico! Uno yokai ombrello? Tu sei? Andiamo, Whisper, smettila di fingere. Neanche tu sai chi sia questo yokai. Ehi! Oh, lascia perdere. Sono troppo emozionato per offendermi. Lo so chi è. È uno yokai di serie A. Una leggenda dello yokai world. È il solo e unico Barsolino! Mai sentito proprio così famoso? Certo che sì! Voglio dire, lo conosco pure io! Per dirla come gli umani, è uno star, come i membri di Vicina Armonia! Wow, così famoso? Oh cielo! E pensare che l'ho conosciuto dal vivo, che onore! Oh, non farmi arrossire! Wow! Ehi, Barsolino, ti va di giocare con noi nella pioggia? Oh, mi piace l'idea, speravo che me lo chiedessi! Però ha smesso di piovere. Oh no, si è rinsecchito! Oh no, Barsolino, qualche problema? Scusate, devo andare. No, aspetta, non mi ha ancora fatto l'autografo. Almeno l'ho conosciuto. Mi domando cosa sia successo. Oh, sta facendo buio. Meglio rincasare. Ma ci picchia già sera? Eh già. Tornando avrà finito di preparare la cena. Sarebbe ora. No, nel senso che con tutto il tempo che siamo stati fuori, è normale che abbia finito di preparare la cena, no? Voglio dire, ci mancherebbe altro. La nonnina, per carità, si tratta sempre bene la nonnina. Potrei fare il tunnel infinito in realtà, ma ho detto che non avrei fatto extra in questo Let's Replay, perché è giusto un Let's Replay per rivivere un momento storico del canale, insomma, che mi ha aiutato a crescere tantissimo, quindi per il momento no. Va bene, ci siamo. Ciao nonna. Pronta la cena? Fame? Ti sei divertito? Ah sì. Starei morendo di fame, proprio così. Oh, dopo cena un bel bagno rinfrescante. Anche se in realtà bagno o doccia che sia sempre calda. Ci vuole sempre che sia calda l'acqua. Ci vuole proprio dopo una lunga giornata come quella di oggi. Manca solo il tocco finale. Gibania, ti stai ancora lavando la testa? Guardami, sono Whisper! Sei identico! Gibania, lo shampoo non è un gioco, non te l'ha mai detto nessuno? E a dirla tutta il mio stile è completamente diverso. Non direi proprio. Oh cielo, sembra che ti stia divertendo là dentro. Parlo da solo, nonna, non farci caso. Sento le voci, sono pazzo.
Anche se in realtà la nonna sapeva, ma è rimasta... Diciamo che crescendo ha perso il contatto con la sua parte da bambina e quindi non crede più a nulla. È più razionale e non può vedere gli yokai. Ehi, Link, sveglia, sveglia, nè? Jibanyan, dammi solo altri 5 minuti. Hai davvero bisogno di dormire così tanto? Sì. Devo andare in bagno, basta andare fuori. Fuori? Perché il gabinetto è fuori? Beh, siamo in campagna dopo tutto. Puoi sbrigarti e mostrarmi dov'è? Se non ti sbrighi, la situazione potrebbe esplodere. Cosa? È un'emergenza, la toilette, forza gente! E quindi questo bagno dove sarebbe? Ah, qui, bene. Con la luce accesa, non c'è nessuno. Da questa parte. Non ce la faccio più, sto per esplodere. Allora sbrigati. Ora aspettate che finisca, promettete? E perché? Hai paura di andare da solo in bagno di notte? Assolutamente no, sono uno yokai, io non ho paura. Non sapevo neanche che gli yokai andassero in bagno. In effetti. Ok, prometto, ti aspetto qui. Non osate andare via, ok? Ok? Che qualcuno mi aiuti! Whisper, l'hai sentito anche tu? Sì, mi pare che provenisse da quella parte. Andiamo a vedere chi è. Invece Jibanyan, il poverino, sta lì, tutto solo. E ce ne siamo andati. No, poverino. Dove siete andati? Avevate promesso! Poverino. Ci è rimasto malissimo. Oh, salve. Che succede qui? Non ce la faccio, ok? È impossibile. Per favore, lasciami tornare a casa. Ma io pensavo che tu fossi lo yokai che può curare chiunque. Quindi sbrigati e fai tornare la mia faccia giovane come era prima. Non essere assillante e non scordarti che invecchiare non è una malattia. Adesso basta, con questo atteggiamento non risolverai niente. Già, proprio niente. Ha ragione. Coloro che non fanno ciò che viene loro richiesto ne pagheranno il prezzo. Ah, per favore, aiuto! Aspetti un attimo, signora. Chi di grazia osa intromettersi nei miei affari? Sono un impetuoso valletto yokai, madamigella. Questo non ti riguarda, valletto. Vi sto dando l'opportunità di andarvene. Forse farebbe meglio servirsene lei. Non amiamo prendercela con i deboli. E mio padrone è qui per insegnarle una lezione, madamigella. Che? Io? Ah, potrei distruggervi ad occhi chiusi. Vedremo chi prevarrà. Whisper ci caccia sempre nei guai. Non è una buona cosa. Dovrebbe smetterla. Oh, ora che ci penso però. Lei che mangia... Er sushi? Non ho sushi da darti. Ah sì, c'ho questo qui. Ah, non posso neanche usarlo? Povero Kanum, è crepato. Beh, una cosa brutta. Però non può veramente morire. Avete avuto la meglio stavolta, ma sappiatelo, ci rivedremo ancora. Mocio. E dunque, tu sei Curaling, vero? Non ti ha fatto male, vero? No, grazie a te, mi hai salvata. A proposito, sono Curaling. Perché quegli yokai erano così cattivi con te, Curaling? Oh, sai come ultimamente. Io sto con le polpanime e loro con gli spiritossi. Polpanime, spiritossi... Lascia perdere, non riguarda voi umani. Comunque, grazie per l'aiuto. Questo è per avermi salvato. Ah, pensavo che mi avessi leccato, tipo... Tipo i cani. Vediamo i soprannomi for fun, come sempre. Slurpia. Papilla. Ci sta. Amilinga. Dolingua. Ah, perché Dolinguo. Sì, fa bellissimo il gioco di parole. Perfetto. Se mai dovessi farti male, non esitare a chiamarmi, ok? Questa fa amic amic, secondo me.
Whisper, di cosa parlava Curaling? Chi sono Spiritossi e Polpanime? Come dire, Spiritossi e Polpanime sono... come quei negozi di brioche. Alcuni sono per lo spirito, altri per l'anima. Gli yokai hanno qualcosa di simile, una sorta di competizione. E per la cronaca, le mie brioche preferite sono... Ma stai dormendo? Cosa? Sì, ho sonno. Non è il caso di dormire qui fuori, torniamo dentro. Un'ottima idea. Beh, sì, meno che non vogliamo dormire all'aperto e prenderci un malanno. Magari un pisolino, beh, direi, sì. Dopo una bella lotta movimentata... Sarebbe difficile dormire una volta che ti sei svegliato. Però devi proprio essere stanco per tornare a dormire. Io se nel cuore della notte mi sveglio e... Dopo non mi raddormento più. Oh, nonna! Deve essere successo qualcosa, presto la nonna potrebbe essere nei guai. Che è successo? Ah, qualcuno è venuto a mangiare... Nonna, c'è qualche problema? Oh, Link, si tratta delle brioche che mi hai portato, ecco. Le brioche, non dirmi che sono già sentie. Wow, che succede? Sono io o quella brioche è diventata enorme? Ah, è ancora più grande, quelle voci erano vere. Voci? Quali voci? Oggetti in giro per il villaggio, muffin, pancake, sono tutti diventati enormi. Brioche giganti, così deliziose. Ho sempre sognato di addentrare una brioche gigante come questa, il mio sogno è diventato realtà. Ai, povero Gibagno. Miaoki! È uscito fuori dalla porta, oh cielo, c'è una brioche volante in giardino. Aspetta, brioche, io ti amo, tu appartieni a me. Un po' come Pikachu col ketchup. Beh, innanzitutto non è tua, e ora acchiappiamo quella brioche. Nonna, io vado a prendere quella brioche, eh. Tu mangiati queste qui, per favore. So che le persone anziane non mangiano molti dolci, ma... Ma Traspec era qui, ora non me lo fanno prendere perché devo fare la storia, ok? Però non è che scappo, eh. Ah, eccolo qui. La brioche è entrata nel capanno. Deve essere opera di uno yokai, Link. Fa attenzione. Allora dobbiamo scoprire chi è. Ok, vediamo un po' se c'è qualcuno qui dentro che si diverte a prendere le brioche. Oh, vi stavo aspettando. Ehi, chi va là? Ho atteso per 60 anni il momento in cui sarebbe arrivato il possessore dello Yokai Watch. Il possessore dello Yokai Watch? Stai parlando di me? Che importa, rivoglio la mia brioche immediatamente! Wow! Gna? Gibagna, tutto bene? Oh, credo di sì. Che strano. Ho sbattuto contro qualcosa. È ora di usare lo Yokai Watch, Link. Bene. Per motivi di trama, ovviamente, possiamo vedere uno yokai di rango superiore al rango D. Bellissimo. In teoria l'abbiamo già incontrato. E questo cos'è? Oh, mi fa fesso l'etico. Oh cielo, non ci credo! Wow, com'è possibile una cosa del genere? È davvero enorme! Questo yokai è incastrato nel capanno? Beh, per la maggior parte. Esatto. Odio interrompervi, ma potreste tirarmi fuori da qui? Vuoi che ti aiutiamo noi? Non abbiamo molta scelta se vogliamo arrivare a fondo di questa faccenda. Ma come? Wow, quanto è elastico! Coraggio! 1, 2, 3! Mamma mia. Ma come c'è entrato? Meganian. Meganian? Oh, grazie per avermi salvato. Mi serve solo un momento. Ok, abbiamo molte cose da discutere, ma prima devo testare la tua forza.
effetti, però buonetto, io non sono tanto forte. Ah, a me che ne hanno uguale combattere. Ok. Vediamo un po'. Wow. Ci prende un po' di botte, eh. Non male il danno che gli facciamo. Vai, Gibanyan, furia zampettante. Ok. Facciamo con lui allora. Sì, se però funzionasse il touchscreen sarebbe meglio. Perfetto. Mi sa che è andato ora, eh. Ok, rifare Gibanyan. Una bella onigiri. Wow, ma si è ricaricato per caso? Ma tutto il danno che gli abbiamo fatto? Ah, ok, è andato. Bene. Ma dico, non va giù? Strano. E comunque sia anche questa nulla di che, alla fine. Campanella rotta. Beh, questa serve, questa serve. Non sottovalutiamola. Sei più forte di quanto sembri. Guardate qua, sembra una specie di valvola per l'aria. Cosa? Ah, è lì che nascondi la mia brioche, vero? Non credo, Whisper. Gna gna gna! Gibanyan, tutto a posto? Ehi, dove sei? Sono Overgnon. Beh, si è presentato. Mi spiace di esserci incontrato in circostanze così bizzarre. Interessante. Overgnon può svolazzare. Sì, lo dice il suo nome. Come, uno spirito fluttuante? Sì, uno spirito destinato a vagare per sempre in questo mondo. Dato che il tempo si muove intorno a lui, è costretto a fluttuare giorno e notte. Non vedo dov'è il problema. Ma Overgnon e Meganyan sono lo stesso yokai? Proprio così. Ho aspettato per parecchio tempo qualcuno come te. Eh? Ma nessuno aveva le tue capacità. Ho atteso settimane, mesi, anni. Dopo un po', senza che me ne accorgessi, ho assorbito troppo potere. E in un lampo sono passati 60 anni e sono diventato un Meganyan. Cavoli, deve essere stata dura. Potevo fuggire da questo capanno solo come spirito. Ero come in prigione. Ho continuato a cercare e sono giunto fino a Valdor, dove ci siamo incontrati. Ora tutto ha un senso. Hai ingrandito la brioche solo per portarmi qui. Beh, solo... non esattamente, quella volevo mangiarla e basta. È per questo che rendi il cibo così grande, per mangiarlo? Beh, è ovvio, no? Quel cibo piccino che mangiate non bastava a riempirmi. Ok, Overgnon, ma perché mi stavi cercando? Perché mi serve il tuo aiuto per aiutare una... cioè, un mio amico. Un amico con cui condividi un legame profondo. Un amico? Di chi stai parlando? Beh, ho tanto da raccontarti. Ma solo dopo un'altra brioche. Hai ancora fame? Perdonalo, dai. Continua. Sì, continuerà. Ragazzi. Amici. Beh, anche questo episodio di Yokai Watch termina qui. Abbiamo conosciuto Overgnon, che si rivelerà essere un alleato valido, però dobbiamo aiutarlo a trovare una persona con cui noi abbiamo un profondo legame. Chi sarà mai? Scopriremo nel prossimo episodio, spero. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yokai Watch 2 Let's Replay. In descrizione trovate come sempre i link che vedete a schermo, Telegram e Instagram. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!